Ciao a tutte ragazze e benvenute in questo nuovo video. Oggi finalmente voglio scoprire insieme a voi il fantastico album delle figurine delle LOL Surprise. Non so voi ragazze, ma io sono super entusiasta di questo album. Come ben saprete, è distribuito in edicola dalla Panini e potete trovarlo al costo di 2 euro. E al suo interno troviamo ben 6 figurine. Quindi ne abbiamo due qui nella prima pagina, sono veramente super carine, e altre 4 qui nel fondo. Se non sbaglio, poi ragazze, potete trovare anche il pack con all'interno l'album e qualche pacchetto di figurine al costo di 3,50 euro. Ma bando alle ciance, ragazze, scopriamo subito questo fantastico album. Ho qui anche un mega pacco di figurine, ragazze, al suo interno ci sono tipo 50 bustine. Io non vedo l'ora di incollarle insieme a voi. Dunque, questa è la prima pagina dell'album. Come potete vedere, c'è scritto le grandi raccolte per la gioventù, LOL Surprise, e troviamo tre fantastici artwork di Baby Doll, Foxy e Cheeky Baby. In questa paginetta ci sono un po' di campi da compilare, per esempio qua c'è scritto questo album appartiene a, qui ci sono delle lolline da colorare e qui ci dice trova le lettere, sul retro di 8 figurine ci sono delle lettere, trovale tutte e componi la parola segreta. Il retro della figurina è così, in questo caso per esempio abbiamo una R, quando le avrai trovate riporta le lettere qui sotto. Quindi abbiamo ben 8 letterine da ritrovare, se riusciremo a ritrovare tutte le letterine potremo partecipare ad un concorso. Infatti qui c'è scritto tantissimi premi per te, scopri come nell'inserto al centro dell'album. Molto molto interessante ragazzi. Poi qua c'è scritto figurine a sorpresa, scalda con la mano la figurina e vedrai. Praticamente ragazze, con un po' di fortuna riusciremo a trovare le figurine termiche, quelle che a contatto con il calore delle mani cambiano tipo colore, ma non vi dico nient'altro, lo scopriremo a breve. Per il resto ragazze, mi piace veramente un sacco come è stato impostato questo album. Quindi per esempio in questa prima pagina abbiamo una sorta di puzzle da comporre. Qui abbiamo la pagina per quanto riguarda il club dei glitterati, quello degli opposti, lo spirit club, ci sono parecchi disegnini da colorare, questa cosa la trovo veramente super carina, athletic club, qui abbiamo il glee club, e come vedete in ogni cerchietto viene riportato il nome della LOL, il suo numero seriale, il suo indice di rarità, ed è veramente super curato ragazze. Poi proseguendo troviamo il dance club, il glam club, e poi passiamo alla serie 2 con le glitterate, il Lux, che io adoro alla follia. E si va avanti così, ragazze, fino a che arriviamo al poster centrale, che io trovo veramente fantastico. Adesso non so come mostrarvelo, ragazze, comunque, da questa parte abbiamo un fantastico gioco dell'oca, qua poi ci sono tutte le istruzioni per poterci giocare, mentre dall'altra parte abbiamo un fantastico poster dove possiamo andare a incollare tutte le figurine delle nostre LOL. Andiamo a sfogliare il nostro album e vediamo un po' dove arriviamo. Quindi in sostanza ragazzi troviamo le figurine delle LOL serie 1, serie 2, serie 3, comprese Lil e Pet. E io veramente ragazze non vedo l'ora di scartare questi pacchetti di figurine perché sono super curiosa di vedere chi riusciamo a trovare. Quindi devo dire che è un album molto carino, mi piacciono le figure perché sono stampate veramente bene, come vi dicevo prima è impostato molto molto bene. Qui poi come potete vedere abbiamo le altre 4 figurine che andiamo subito a raccogliere. Quindi abbiamo qui PHDBB, Merbaby, Kurt Champ e l'adorabile Surfer. No, vabbè ragazze, io le adoro già la follia. Ricordatevi, mi raccomando, di controllare il retro delle figurine, e adesso appunto andiamo a leggere un attimino il regolamento per quanto riguarda il concorso. Ecco qui il piccolo dépliant per quanto riguarda il concorso. Quindi c'è scritto: componi la parola surprise con il retro delle figurine, ragazze, e partecipa all'estrazione dei premi più cool. 4 premi al giorno, quindi a quanto pare in palio ci sono delle t-shirt LOL Surprise super super carine, delle ball di Lil Sister I Spy, delle ball di LOL Glam Glitter ed infine una bicicletta super fantastica. Qui ci dice che il concorso è valido fino al 13 gennaio 2019, quindi abbiamo ancora un bel po' di tempo ragazze, e l'estrazione finale avverrà
il 31 gennaio 2019. Quando, ragazze, attenzione al retro delle figurine, non buttatele e cercate di comporre la parola surprise. Per il resto qua c'è scritto che il regolamento completo lo troviamo sul sito www.lotofsurprise.it. Ed ora, ragazze, è arrivato il bel momento di aprire tutti i pacchetti delle nostre figurine. Spero di riuscire a mostrarvele tutte in questo video, ma intanto vi mostro queste che abbiamo trovato appunto nell'album. Queste quattro le abbiamo già viste. Nella prima pagina ho trovato la dolcissima Angel e Coconut Cutie, super adorabili. Ed ecco qui il mega pacco di figurine. Ragazze, vi ricordo che le bustine, così come l'album, sono un prodotto by Panini e potete trovarle in tutte le edicole, e le bustine costano 70 centesimi l'una. Ragazze, ne abbiamo un'infinità, quindi cerco di essere super veloce. Partiamo subito con la prima bustina e scopriamo quale figurine abbiamo trovato. Ragazze, mi sembra di tornare adolescente. Quindi la prima che troviamo è Fresh, meravigliosa. Qui abbiamo delle piccole Lil. Cerco di andare più veloce, almeno riusciamo a incollarne anche qualcuna insieme. Bon Bon, fantastica, sfondo olografico. Abbiamo altre piccole Lil. Ed infine Bibi Bop. Secondo pacchettino, ragazze, veloce, veloce, veloce. Spero di non trovare doppioni, ma comunque in 50 bustine sicuramente qualche doppio salterà fuori. Abbiamo un Super BB, la piccola Lil Independent Queen con un fumetto. Qui praticamente si tratta del suo indizio. Qui abbiamo altre piccole Lil del Club dei Glitterati, ed infine The Hair Cutie. Prossimo pacchettino, ragazze, non ho contato quante figurine troviamo all'interno, ve lo dico subito. Dunque, una, due, tre, 4, 5, troviamo 5 figurine. Qui abbiamo altre piccole Lil, quindi abbiamo Lil Miss Baby e Lil Miss Punk. Poi abbiamo dunque Genie, molto molto carina. Abbiamo Posh, altre piccole Lil e Neon Cutie. Proseguiamo con un'altra bustina, veloce veloce veloce, ragazze, così incolliamo qualche figurina. Vediamo cosa troviamo qui dentro. Dunque, abbiamo la dolcissima Teacher's Pet con uno sfondo veramente spettacolare. Abbiamo due piccole Lil, Lil Mer Baby e Lil Baby Cat. Oh, abbiamo già trovato un doppione, ragazze, quindi We Are Cutie. Questo è un pezzo di puzzle. Ed infine abbiamo Riptide. Prossimo pacchettino. Poi mi raccomando, ragazze, fatemi sapere cosa ne pensate di questo album, se lo avete acquistato e quali sono le vostre figurine preferite. Quindi se preferite le figurine delle LOL Surprise serie 1, serie 2, serie 3, se preferite le Lil, i Pet, eccetera eccetera. Dunque, qui abbiamo una figurina fantastica, super olografica, della fantastica Lady Baby. Qui abbiamo altre Lil, Waves, un'altra figurina per comporre il poster, e Vekay Baby. Altro pacchettino, e io ovviamente spero di trovare tipo Diva, perché ormai lo saprete, è la mia LOL Surprise preferita. Qui abbiamo Sugar, ragazze, ma attenzione, come noterete anche voi, il suo vestitino è leggermente ombreggiato, è scuro, quindi dovrebbe essere una delle figurine termiche. Quindi proviamo ad appoggiare il dito e con il calore dovrebbe cambiare colore, appunto. Sì, ragazze, guardate che meraviglia! Quindi il suo vestitino con il calore riprende il colore. Scusate il gioco di parole. Qui poi abbiamo una Court Champ Dawn, che non sono mai riuscita a trovare, ma finalmente ce l'ho almeno in figurina, ragazze. Qui abbiamo due piccole Lil fantastiche, quindi abbiamo Lil Unicorn e Lil Prankstar, ed altre due Liline. Quindi andiamo ancora più veloce, ragazze, perché qui le figurine da scoprire insieme sono veramente un sacco. Qua abbiamo una fantastica Lux o Luxi, abbiamo Show Baby, due piccole Lil e altre due piccole Lil. E mi stavo perdendo questa fantastica figurina di Center Stage. No, vabbè, ragazze, ma guardate che sbrilluccichio, questa figurina è la meraviglia. Prossimo pacchettino, quindi vediamo quale figurine troviamo qui dentro. Guardate, ragazze, abbiamo un'altra figurina termica. In questo caso abbiamo appunto Center Stage, e come potete vedere il suo visino questa volta adesso oscurato, quindi appoggiamoci sulle dita e facciamogli riprendere il suo colore naturale. Guardate, è veramente fantastica questa cosa.
Sono veramente super carine queste figurine. Questa dovrebbe essere una di quelle figurine che si attaccano sul retro, quelle delle lolline da vestire, diciamo, e qui abbiamo Touchdown. Ecco finalmente dei pet, ragazzi, quindi abbiamo il cucciolo di Prankstar, il cagnolino di Prankstar, e questo non mi ricordo, ragazze, se vi ricordate voi, lasciatemelo scritto qui giù nei commenti, illuminatemi. Qui abbiamo altre piccole Lil ed ecco altri pet. Questo dovrebbe essere il gattino di Super BB e questo il coniglietto di Genie. Prossimo pacchettino, ragazzi, e poi ovviamente controlleremo molto velocemente se siamo riusciti a trovare qualche letterina nel retro delle figurine. Ok, lei praticamente è quasi tutta oscurata, come potete vedere, quindi adesso ci divertiamo a fargli riprendere colore. Guardate che meraviglia, ragazzi! No, vabbè, fantastica, guardate. Ok, ci siamo. Qui abbiamo Dollface, altre piccole Lil, quindi abbiamo Lil Aviar Cutie e Lil Can Do Baby. Qui abbiamo Lil Rocker e Lil Diva, oh mio Dio, è super carina. Ed infine abbiamo altri pet. Prossimo pacchettino, quindi ne scartiamo ancora qualcuno insieme. E poi alla fine vi mostro l'album con tutte le figurine che ho trovato. Qui abbiamo Sista Swing, guardate che bello il suo sfondo, ci sono tipo delle ombre di barboncini. Molto molto carino. Qui abbiamo la figurina olografica di Kitty Queen. Qui abbiamo altri due pet fantastici. Poi vediamo, qui abbiamo un altro pezzo di poster, in questo caso abbiamo Miss Punk e un altro doppione, quindi abbiamo Lil Aviar Cutie e Lil Can Do Baby. Prossimo pacchettino, ragazzi, ancora non sono riuscita a trovare Diva, cioè mi fa penare anche con le figurine, quella LOL, ragazze, mannaggia. Qui abbiamo Roller Skater della serie 1, qui abbiamo Lil Go Go Girl e Lil Foxy. Poi vediamo, abbiamo Lil DJ e Lil Shorty dovrebbe essere. Poi l'adorabile Glitter Queen ed infine altre piccole Lil Br BB e Lil Posh. Scartiamo l'ultimo pacchettino di figurine insieme, ragazzi, alla fine vi mostro l'album con tutte quelle che ho trovato. Quindi vediamo un po' chi c'è qui dentro. Ecco qui Cheer Captain. Qui abbiamo una fantastica figurina di Lil Angel. Qui abbiamo la meravigliosa Stardust Queen, Crystal Queen ed infine altre due piccole Lil. Qui abbiamo Lil Cherry e Lil Bibi Bop. Quindi, ragazze, guardate quanti pacchetti rimangono. Io adesso me li scarto tutti, incollo tutte le figurine e ci troviamo tra poco per dare una sbirciata all'album e per capire a che punto ci troviamo. Ragazze, ci siamo, incollato tutte le figurine. Questi sono tutti i doppioni che ho trovato e vedrò di riuscire a scambiarli, insomma. Per quanto riguarda il concorso, invece, ho trovato tutte queste letterine, ragazze, quindi in sostanza mi manca una P e una I per comporre la parola surprise, quindi speriamo di riuscire a trovarle al più presto. Per completare il poster delle glitterate, poi, ragazze, mi manca praticamente Fresh, Super BB e se non sbaglio Diva, cioè Diva praticamente mi fa sempre penare, ragazze. Comunque queste sono le figurine e sono veramente fantastiche, tutte glitterate e olografiche. E ora diamo un occhio veloce all'album, così controlliamo la situazione insieme. Allora, il poster iniziale sono riuscita a completarlo. Questa è la prima pagina, le glitterate della serie 1, gli opposti, il club degli opposti. Qua per lo Spirit Club mi manca Majorette. Questo è il Glee Club completato, quindi sono riuscita a trovare Diva. Poi qui abbiamo una BB Cat termica, ma ora ho le mani tipo congelate e non riesco a fargli cambiare colore, perfetto. Poi qui abbiamo il Dance Club, il Glam Club. Queste pagine sono tutte complete, ragazze, sono veramente super contenta. Poi qui abbiamo il Club degli opposti per quanto riguarda la serie 2, il Theater Club. Qui mi manca una Hit Baby per completare la pagina, poi queste sono complete, aspettate che ve le mostro.
Per lo storybook club della serie 2 mi manca Heartbreaker, qui invece la pagina è tutta completata, quindi abbiamo tutte quelle del chill out club e quelle del retro club sempre della serie 2. E poi qui ci sono delle Lil, quindi ho completato il club dei delle glitterate, lo spirit club, il club degli opposti, l'athletic club, il theater club e il glee club. Altre piccole Lil, e anche qua come potete vedere le pagine sono riuscita a completarle. Ecco qui. Per quanto riguarda le LOL della Big Surprise, mi manca la figurina di Purple Queen. Qui per le glitterate poi mi manca Boss Queen, Gogo Queen. Però guardate quanto sono belle anche Independent Queen e Madam Queen, sono veramente fantastiche. Il Theater Club mi manca Unicorn. Poi proseguiamo così, ragazzi, qua la pagina è tutta completata, abbiamo anche una Beatnik Babe termica, fantastica. Mi manca il Punk Boy, mi sa che è difficile trovare anche la sua figurina. Poi qui per lo Sleepover Club mi manca una Baby Doll, per lo STEM Club mi manca Kendu Baby e Glamstronaut. Invece le pagine sono tutte complete. Qui, qua ci sono quelle dell'Athletic Club e quelle del Theater Club. Anche questa pagina è tutta completa, è una grande soddisfazione, ragazzi. Ecco qui, qui poi abbiamo lo STEM Club, lo Sleepover Club e il Rock Club. E qui poi abbiamo tutti i pet, quindi abbiamo i glitterati, mi manca Splash Meow Maid. Per gli opposti mi manca il cucciolo di Fancy, qua manca un Hit Kitty. Ecco, qua devo dire che ne manca qualcuno in più, ma tutto sommato si può fare. Questa pagina invece è tutta completa e adoro alla follia il cucciolo di Heartbreaker. Ed infine l'ultima pagina, quella in cui c'è il poster, è completa. Stavo dimenticando, sono riuscita a vestire anche tutte queste lolline e devo dire che sono veramente fantastiche. Ok ragazze, quindi senza contare le figurine del poster, per completare questa collezione mi mancano circa 20 figurine. Quindi mi raccomando ragazze, fatemi sapere cosa pensate dell'album delle LOL Surprise, se lo acquisterete, cosa pensate delle figurine termiche. Io le trovo veramente adorabili. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che l'album sia piaciuto anche a voi. Vi ricordo che lo potete trovare in tutte le edicole ed è un prodotto by Panini. Il costo di questo album è di 2 euro, ma come vi dicevo all'inizio potete trovarlo nel cartonato con alcuni pacchetti di figurine a 3,50 euro o 3,90 euro se non sbaglio, mentre per quanto riguarda le bustine le trovate sempre in edicola al costo di 70 centesimi. Il video termina qui, io come al solito vi mando un bacione grandissimo e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!